Buongiorno, saluti, bentrovati. Ester, il nostro assessore, comune di Sant'Agnello, alla assessore all'agricoltura, alla fruizione. Alla valorizzazione dei prodotti del territorio. Dei prodotti eccezionali. Una festa meravigliosa a cui tutti i bikers ci stanno ringraziando per la bontà del prodotto, per la quantità e per la qualità. Racconti come ti è venuta in testa una idea del genere? No, l'idea del genere è venuta insieme in collaborazione con gli altri componenti dell'amministrazione. L'appuntamento che noi abbiamo ogni mese con gli amici di Slow è per valorizzare i prodotti del nostro territorio. L'appuntamento è sempre la quarta domenica del mese, ma per questo mese è stata fatta una sessione speciale per raccogliere gli amici di una merenda salutare. E cosa c'è di meglio di una merenda salutare con le arance tipiche del nostro territorio e pane, un pane caldo con marmellate di arance, Estera, a giudicare dal banco accoglienza possiamo dire che è sotto pressione in questo momento, possiamo dire che è un successo enorme e in ascesa. Assolutamente sotto pressione, ma noi riusciamo ad accoglierli sempre con il sorriso, con l'ospitalità che ci contraddistingue, sia dei produttori che della gente. Mi posso permettere di chiedervi di farne maturare più spesso questi eventi? Sicuramente sarà tra i nostri obiettivi è promuovere il territorio, quindi cominciamo dall'arancia dai nostri antenati. È tradizione. È una tradizione che parte appunto dai nostri antenati e insieme ai colleghi di Slow Food. Posso anticipare qualcosina anche sulla valorizzazione della noce di Sorrento che a breve nel programma della giornata e anche della giornata dei prossimi. Ci sarà qualcosa anche rivolto alla noce di Sorrento insieme ai colleghi della regione Campania, insieme a che c'è un'altra partiamo. Ci fa molto piacere, ve ne facciamo i nostri auguri e i nostri complimenti. Vi lasciamo agli ospiti che sono sempre più numerosi. Auguri. Bene, grazie.